signori, capitolo 14. Join me in paradise. Raggiungimi in paradiso. Una scoperta incredibile. Alcazar non sarebbe d'accordo. E siamo a Libertalia, forse? Così sembra. Io me la godo. Ma siamo qui per un motivo, ricordi? Questo è un passaggio molto Uncharted 1. L'importante è questo. Ovviamente rifatto a dovere, Però, come ho detto, Uncharted 4 è l'1, il 2 e il 3 messi insieme e resi mille volte meglio. C'è il capitolo che ovviamente ci hanno lavorato di più, ma ne è valsa veramente la pena. Sono certi videogiochi che ci lavorano decenni e escono delle merde. Skull and Bones, per esempio. Ho provato, fa schifo. Con tutta onestà. Non male qui. Ehi. Salute. Sì, salute. Che facevano qui? Che facevano qui? Così, la butto lì. Chi? I coloni? Sì. No, tua madre. Intendo, ti metti in combutta con questi criminali malfamati e poi? Beh, ti godi la vita. Trovi un riparo. Ti ammazzi di grog. Di drog. Ah, certo. Ma ti sorbisci la statua di Avery ogni giorno. E hai mai... ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi fatto altre scelte? Tipo non mollare la tua carriera da mago? Avrei fatto molta strada. Ero bravo. Non avresti fatto un chilometro. Ehi, sai una cosa, sei invidioso. Ah, lo sei sempre stato. No, sono belle queste domande, sono belle. Come sarebbe la nostra vita se non avessimo iniziato a correre dietro a gente morta da centinaia di anni? Pensi che somiglierebbe a una vita normale, sai? Normale. Intendi tutta la famiglia riunita a tavola per il ringraziamento, a scambiarsi foto dei figli, cose così? No, no, grazie. Non fa per me. Preferisco ciò che abbiamo. Sì, l'ho già sentita. Dai. Io berrei dentro quelle cose lì, sapete? Ma questa è fortuna? Tetano, malaria, ebola. 15 anni in carcere, quindi direi che è tutto relativo. Sì, lo ammetto, questo è molto meglio della galera. Rimane una sola opzione. Beh, il mio boccale è vuoto. Già, stavo giusto per lamentarmi del servizio. Andiamo avanti. Guarda, Sam, questa è l'officina di un fabbro. Qui forgiavano sciabole. Bella però, eh. Vai a combattere così. Vedi un po' che succede. Bravo. Facevo il... Sì, sì, ho capito. Hai rotto una cosa che... Sì. Magari poteva valere milioni. Già. Che pirata di merda. Cosa ha fatto cascare tutto? Vabbè, sì, molto della stofazzo questa cosa. Che come tocchi, Ale? Se commerciavano non lo facevano su quest'isola. Non avrebbero tenuta segreta la città. Giusto. Qua c'è del fumo proveniente da non si sa dove. Guarda qui, Sam. Sembra un codice di condotta per pirati. Segna, segna. Signorum. Credevo che questo posto si basasse sull'assenza di leggi. Anche le navi pirata avevano le loro leggi. Tipo non inchiappettarsi più di due membri dell'equipaggio al giorno. Una cosa così. Portatela a casa, dai, portatela a casa. Oh, sono stato a colpo sicuro? Chiusa, ovviamente. E invece no.
quindi c'è da proseguire avanti. Questa non si apre, immagino. Invece sì. Se non sbaglio, qui dovrebbe esserci un passaggio. Guarda che ci passi. Ma non vuoi passarci, è diverso. Vaso Mughal. Guarda, c'erano anche famiglie. Già, ma allora dove è finita questa gente? Li avranno mica rapiti tutti quanti, vero? Li hanno stuprati. No, si scherza, ragazzi, si scherza. Però, dato che non tornerà più in questo posto, io qualcosa a casa mi porterei. Ok, sono ladri loro. Capitano Avery, mi chiedevo quando ti avremmo incontrato. Cos'è quel simbolo? Ne ho visti diversi quando ti stavo ancora cercando. Mi sta lasciando questi marchi. Non sarà un altro sigillo? No, non che io sappia. Invasori, forse? Ok, la città è finita, quindi per dovere di cose la prosecuzione dovrebbe essere qui. E appunto, mi sa. Stronzo sei, eh? Di qua, dietro di me. Sicuramente quello a qualcosa serve. Ma se lo salti così... La finestra laggiù no. Forse sotto qui. Sam, oh yes baby. Forse c'è qualcosa. Eccomi. Ecco, da qui non si torna più indietro. Bene, fantastico. È una specie di nascondiglio. Già, qua ci brindavano. Da loro stessi. Guarda qui. Sembra una mappa del quartiere commerciale. Sì, molto dettagliata, eh? Qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre. Cosa architettavano? Stavano aspettando proprio voi, ragazzi. Proprio voi stavano aspettando. Comunque sia, da qualche parte c'è da andare e penso che sia proprio questa. Ok. Devo anche spegnerla più tardi la luce, eh? Ecco la nostra via d'uscita. Vedo una luce là sotto. Ah, dove siamo finiti? Senti, qui c'è un altro pezzo di colonia. Mi fa comparire l'arma, la cosa non mi piace, sapete? Appunto, non mi piace. E lo so che non mi doveva piacere, ragazzi. Spero che mi aiuti, eh. Non ci avranno visto. Infatti non devono vederci, ok? Non devono vederci. Ci vedranno tipo subito. Sì, fra, non sono lì. Raga, sono un po' troppi. Merda. Ok, dovrei andare lì. Ok, c'è lui che è molto goloso. Però bisogna farci attenzione, quindi facciamo una cosa molto intelligente che è questa qua. E lo aspettiamo qua. Tanto dovrebbe tornare, no? Esatto. Fuori dai coglioni. Più che altro riuscissi a capire il percorso che devo fare per farli fuori tutti, sarebbe un gioco da ragazzi. È quello che mi servirebbe più che altro. Sorry. Anzi, il tuo amico lì non c'è più.
Ok, tu vai lì. Quindi io posso tranquillamente andare qui. E fare così. Sam, vedo che sei molto d'aiuto, eh. Aspetta. Poi la coglioni. Beh, meglio così. Meglio così, infatti. Proprio meglio così. Esattamente. Ora sta cosa di segnare nemici è troppo bella, cioè tipo me la porterò dietro per tutti i videogiochi che giocherò da qua finché campo. Buono. Fuori, dai, coglioni. Attenzione a lui, eh. Sì, però fai qualcosa, Sam. Qualcuno l'ha fatto. Cazzo. Vabbè, ma siamo in un posto abbastanza comodo per nascondersi, quindi basta fare così e risolvi il problema. Appunto. Easy. Chi m'ha visto? Ma bastardo, 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 bastardo. Via. Chi sta sparando? Ok, da là stanno sparando. Non ci sono, è già da un po' che non ci sono lì, eh. Ben svegliato, Fiorellino. Di qua, di qua. Bravo, bravo Sam che mi ha aiutato. Dentro. No, 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 no. Via, via dai coglioni, via dai coglioni, via dai, via dai, via dai coglioni. Non dovevi andare lì, non dovevi andare lì, non dovevi andare lì. Via giù. Madonna, come ci sono finito qui? Bene, 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 bene. Bene, 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 grazie, grazie labirinto, grazie, 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 grazie. Senza sprecare un colpo, eh. Però due in meno. Bene così. Non ci vedono. Non ci vedono per ora. Sono sempre in tempo. Allo scoperto. Molta attenzione c'è da fare, eh? Aspetta, dove sei tu? Altri shoreline. Forse i nostri ragazzi li hanno sistemati. Ti avrebbero informato. Ciò non mi chiede. Occhi aperti e nervi saldi. Occhi aperti e nervi saldi. Cazzo. Sono nella merda completa, ragazzi. Ma completa. Completa, completa. E lui non è d'aiuto. Da fuori, cioè, vuole tanto poterlo abbattere almeno in modalità furtiva. Però mi sa che non è. Ma zitto così. Modalità furtiva si possono abbattere. E questa come cosa è buonissima. Al lavoro. Più che altro mi chiedo perché non li abbia
non l'abbia abbattuto prima. Ma vaffanculo. Seconda. Non l'ha abbattuto. Quel cappello da contadino. Fuori dai coglioni. Oh, via. Si possono abbattere, ma ci vogliono due round. Vabbè, non c'è problema. Via, di qua. No. Dov'è il cecchino? Eccomi. Ci sei rimasto? Invece no. Muori così. Ma che cazzo ti ha autorizzato a pestarmi? Brutto coglione. Ok, vaffanculo. Vi ho evitato. Siamo a posto. Vai bene? Sì, posso solo riprendere piano. No, non sono finiti in realtà. Ma va bene così. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Cheat. Nathan, altri amichetti in vista. Ancora? Basta, vi prego. Niente del genere. No, ho rovesciato un paio di governi. Ma quello del palazzo. Il palazzo, ragazzi, non promette bene come cosa, eh? Il palazzo, sì, cioè, il palazzo. Ok. Buono. Affanculo! Col tappo un culo! Si diceva alle scuole medie, tipo, una cosa così. Però oh, dai, uno l'abbiamo fatto fuori. Sanno dove siamo, ma so anche dove sono loro. Dove sei, l'unico coglione? Eccoti qui. E zitto. Ok, continua la nostra caccia al bastardo. Scendi un po'. Ultimo slancio. Madonna, che culo. Ok, gente, occhi aperti. Teniamo in ordine questo posto per la signora. Signora sarebbe Nadine? Vabbè, c'è problema. Io sono capace di tenerlo molto più pulito di voi. In men che non si dica. Tranquilli. Ok. Ti vedo e ti sento. Vi vedo e vi sento. E questo, questa non è una buona cosa. Via dai coglioni. E tanto mi restituisci una bomba. Fuori anche te. Te ne vai a fanculo così. No. Di qua. Un momento. Fuori. Guardami, amico. Fuori. Anche te. Fucile. Oh, cazzo. Merda. Te finisci. Fuori. Dai coglioni. Ok, modalità furtiva, si possono ammazzare ed è bene così.
Aspetta. Aspetta, aspetta te. Ok, a posto. Vieni qua, aiutami. Ok. Che cazzo faceva? Si grattava il culo. Si stava palesemente grattando il culo. Grazie. Di qua. Aspetta, prima di che è fatta, aspetta. Aspetta, frate, aspetta. Forse da dentro, sì. Un coglione proprio. La scaletta lì. Su, ok. Si è notato. Come va là dietro? E vista mozzafiato. Siamo quasi, Sam. Dai. Dammi la scala. Anzi, la scala, la corda. Vabbè, siamo capiti. Bene. Via. Siamo dentro a un palazzo normale, finalmente. Insomma, normale. Mi rimangio quello che ho detto. Ultimo slancio. Vai così. Già. Qualcosa del genere. Mi sa troppo di campo di battaglia questo. Oh, qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Appunto, e non mi piace. Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. E magari pagavano le tasse. Chi lo sa. A differenza dell'Italia, sì, pagavano le tasse. Però il nostro problema non sono le tasse, quanto sapere cosa fare. Forse c'ho l'idea. Forse no. Non si passa neanche da qui. Tesoretto. Buono. Ho impiegato anni per costruire questo posto. È un immenso. Anche perché credo che in due giorni non si possa costruire, caro Sam, sai? Ne ritegno, a quanto pare. Beh, il gusto non si compra. Ste pelle di saggezza di Nate. Fanno morire. Comunque, è sotto. Bello però, perché ci sono le barricate? Ci hanno fatto le giornate di... i 5 giorni di Milano ci hanno fatto, raga. Santo cielo. Bello però, Cannoni, barricate di fortuna. Cos'è successo qui? Era una domanda retorica. Il punto è chi combatteva chi e perché. Impressionante. A dir poco. Porta che va aperta. In sincro magari. E
niente. O forse no. Vuoi aiutarmi? Sì. Ma gli ho spinta, no? Più semplice. È vuoto. Ovviamente. È stato Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi. Capitolo 15, ragazzi. Lati di libertà, è stato anche più corto del solito questo. Nulla. E ragazzi, alla prossima volta.